Ah, raga, mi devo ricordare come si fanno i video, perché non ne ho la più pallida idea. Ora, ho attivato la telecamera senza pensare, senza prepararmi un discorso. Questo video in realtà nemmeno lo volevo fare, però ho messo delle foto su Instagram, chiaramente mi sono esposto e giustamente in molti di voi mi hanno chiesto: Giampi, che è successo? Come stai? Cosa ti è capitato? Perché sei così? Ci fai preoccupare? Cazzi e mazzi. Giustamente in molti si sono fatti delle domande. Intanto voglio ringraziarvi per il supporto, perché ho ricevuto una marea di messaggi super 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 belli da parte vostra. Non mi sarei mai aspettato un supporto del genere, sono sincero. Questa è l'unica cosa che mi ha fatto rincuorare durante questa settimana, perché è stata una settimana di inferno. Oggi è venerdì, sarebbe dovuto uscire il Business Maker, ma ovviamente, raga, non ho potuto registrare. E tutto è iniziato una settimana fa, una settimana esatta fa, raga. Adesso vi racconto un attimino quello che è successo. Inizialmente non volevo nemmeno fare questo video, però effettivamente mi sono chiesto, cioè mi sono detto, magari qualcuno ascolta le mie cazzate, magari qualcuno si può ritrovare nella mia stessa situazione. Quindi noi siamo stati incauti, noi siamo stati un po' sciocchi, quello che è successo a noi, però potenzialmente potrebbe succedere a chiunque, quindi magari lo raccontiamo così qualcuno può trarne dei benefici da questa situazione, anche se la vedo un po' dura. Su Instagram avevo pubblicato una serie di foto dove praticamente mi era gonfiata tutta questa parte della faccia. Prima è partito da qui, non so se si vede ancora, c'è tipo un brufoletto. No, che cazzo è? Qua c'è tipo un brufoletto, sì, forse si vede. Che adesso sta chiaramente asciugandosi e sta svanendo, per fortuna, dopo una settimana, direi finalmente. Ma è stata una settimana di inferno. È stata veramente una settimana difficile. Cioè, ci sono stati 2 giorni, raga, che non riuscivo a parlare, veramente. Ho la faccia talmente gonfia che non riuscivo nemmeno ad aprire la bocca. C'è, cioè, una roba, si pensa sia un herpes, cioè il medico di base mi ha detto questo, ma secondo me non è un herpes, perché un herpes non viene con il pus che ti esce tipo a fontana. Lì c'era un'infezione, chiaramente. Ma adesso vi racconto, vi starete chiedendo chiaramente perché ti è successa questa cosa, come mai, cioè cosa ti è successo. Tra l'altro io non ho mai avuto l'herpes in vita mia, poi non so se è una bufala, ma so in teoria che tutte le persone che nella loro vita non hanno mai contratto l'herpes non lo potranno mai contrarre. Quindi se tu nella tua vita non hai mai avuto l'herpes, in teoria non la dovresti mai avere, credo. Poi non so se è una cazzata o meno, una cosa che ho letto online, non ho idea. Ah, tra l'altro in tutto ciò adesso sono pure raffreddato, per concludere il cerchio e non farsi mancare niente. Quindi, cosa è successo? Cioè, cos'è stato il fatto scatenante che mi ha causato, secondo me, tutto sto casino in questa settimana e nella mia vita? Adesso vi racconto, non entro nei dettagli, vi racconto tutto in maniera molto grossolana, chiaramente. Però ci tengo a raccontarvi tutto perché, cioè, cazzo, potrei scrivere un libro per tutte le cazzate che mi sono successe. Tutto parte giovedì 20, che io mi sveglio, mi sveglio alle 8 perché avevo appuntamento con Manfredi, che doveva andare a registrare l'episodio di Business Maker, che sarebbe dovuto uscire venerdì 21, che poi la puntata è uscita perché lui ci è andato a registrare, ma nel video, come avete potuto ben vedere, c'è scritto che io non ero presente alle riprese perché ho avuto un problema grave, che adesso vi racconto, che poi non è che è un problema gravissimo, che è di vitale, cioè nessuno ha stato male, per fortuna non è morto, adesso mi tocco nessuno, però è successo un fatto che comunque ci ha un attimino scioccati, ma nemmeno scioccati, ci ha scosso, ecco, ci ha scosso parecchio perché non ce l'aspettavamo ingenuamente, perché avremmo dovuto saperlo, però ingenuamente non ce l'aspettavamo. Comunque, mi sveglio la mattina, faccio colazione, nel frattempo inizio a registrare un altro video che vedrete nei prossimi giorni, quindi era una combo, un mix di video da registrare tutti allo stesso giorno, quindi già ero stressato di mio perché era un periodo abbastanza intenso di lavoro lato YouTube, e poi arriva sto scossone. Cosa è successo? Mi sveglio, esco alle 8 e mezza circa di casa, dopo che ho fatto colazione, ho fatto le riprese per sto video che erano 24 ore, che vedrete poi. E mentre esco e vado, mi accorgo che la macchina di Marika non era parcheggiata nel punto in cui lei solitamente la parcheggia. E quindi dico, vabbè, magari l'ha spostata, non l'ha messa lì, ma dico, ma fino a ieri era lì, quindi perché adesso sta macchina lì non c'è più? Che cazzo è successo? Non mi sono allarmato, quindi faccio un giro nelle vie accanto, che solitamente magari la mette lì, dove chiaramente c'è parcheggio, e non la trovo. Faccio giri un po' più larghi e non la trovo. Quindi dico, la cosa mi inizia a puzzare, perché comunque nella zona dove abito il parcheggio si trova quasi sempre e spesso sotto casa. Rientro in casa, prendo il telefono di Marika perché la macchina era tempestata di AirTag. Tempestata, uno ce n'era. Io tempesto tutto di AirTag, portafoglio, chiavi, macchina, tutto, scooter, qualsiasi cosa. Vedo l'AirTag, l'ultima rilevazione è il 4 gennaio, perché c'era la batteria scarica, quindi l'AirTag è stato totalmente inutile. Quindi, morale della favola, mi rendo conto che ci hanno rubato la macchina. Chiaramente non la mia, quella di Marika, che era per vostra conoscenza una Fiat 500. Quindi sveglio Marika, le do la notizia. Chiaramente potete capire come si è svegliata, cioè non è bello svegliarsi alle 8 del mattino, sentirsi dire: "Ehi, buongiorno, ti hanno fottuto la macchina." Sghere. Vedete bene che la giornata non è iniziata nel migliore dei modi, quindi ci vestiamo e andiamo a fare la denuncia, chiaramente di furto. E
Tra l'altro vi racconto adesso anche questa roba. Quando ho realizzato che veramente mi avevano rubato, cioè avessero rubato la macchina, mi è iniziato ora a pulsare tutta questa zona del viso, del volto. Ho iniziato a sentire un leggero formicolio, non lo so raga, un fastidio, avvertivo un fastidio qui. Però non gli ho dato peso, ho detto vabbè, lo stress e il nervosismo, non gli ho dato peso. Fatto sta che durante il corso delle prossime ore sono iniziato a gonfiare gradualmente a vista d'occhio in maniera esponenziale. Tra l'altro nel video che poi vedrete, quella 24 ore che ho registrato comunque durante quella giornata, quindi è stato uno stress su uno stress su uno stress, cioè praticamente la mattina mi sveglio che non c'è niente, arrivo alla sera, al pomeriggio, che sono grosso così. Cioè proprio questa roba è cresciuta in maniera incredibile. Quindi io penso e credo questa cosa si è esplosa per sto stress emotivo fortissimo che ho ricevuto. Comunque andiamo a fare la denuncia. Inizia il nostro calvario, denuncia, anche per fare la denuncia interminabili ore. Giustamente in questa città anche per fare un peto devi chiedere il permesso e devi attendere degli anni inammissibili. Riusciamo a fare questa denuncia, a metà mattinata torniamo a casa, continua a registrare quel video comunque con l'umore sotto i piedi, chiaramente potete capire perché cazzo ti hanno rubato la macchina, che cazzo di umore puoi avere. Verso l'ora di pranzo mi vedo con Murri perché dovevamo registrare appunto, era una combo, un altro video insieme a lui, poi vedrete sempre in futuro questo video che uscirà, spero, se nel caso dovesse uscire, nel caso dovessi riuscire a partorirlo, e sempre registrare, però avendo la testa a questa roba che è successa, bla bla bla, mi occupa la giornata fino a sera, e poi con Marika inizia a fare dei giri un po' per la città per capire se sta macchina potesse essere posteggiata da qualche parte, però capite bene che se uno si ruba una macchina non è che la mette così a vista, ecco. Quindi torniamo a casa, ci dormiamo su, dormiamo non benissimo, e nel frattempo io continuo a gonfiare, ma gonfiare proprio in una con una roba incredibile, raga. Gonfiare talmente tanto che la notte avevo fastidio pure a dormire ed appoggiare la faccia da questa parte perché ero gonfio da fare schifo. Ora magari vi metto delle slide qui mentre sto parlando per farvi rendere conto di come io fossi, perché facevo foto praticamente ogni giorno per capire se la cosa cresceva o decresceva. Arriviamo al venerdì, ero gonfissimo, mandiamo le foto al dottore, il dottore mi dice che è un herpes, mi prescrive una crema da mettere qui sul volto e basta. Dal venerdì, quindi dal giorno dopo, mi inizia a uscire una quantità di pus, raga, indefinita. C'è una roba, facevo una puzza incredibile, usciva pus verde dalla mia bocca, cioè da qui, da questo punto, tipo mi usciva un pus che era vergognoso, raga, una roba mai avuta, che schifo. E quindi dico vabbè, il dottore mi ha detto che è un herpes, curiamola come herpes, anche se io in realtà non l'ho mai avuta e non mi è mai venuta l'herpes, quindi dico vabbè, strano, però la curiamo come herpes, va bene. Quindi tutto venerdì la curo. Nel frattempo, venerdì, prima di pranzo o dopo pranzo, non mi ricordo, ci arriva una chiamata al telefono: abbiamo ritrovato la macchina. Attenzione, quindi io tutto cadavere, gonfio, prendo subito lo scooter, prendo Marika, andiamo subito a recuperare la macchina che era parcheggiata a 30 km dal luogo del furto. C'è in un altro comune praticamente l'hanno portata, perché, cioè, non ho capito, però per fortuna è stata ritrovata. Aveva dei danni, chiaramente aveva la serratura rotta, il cilindretto rotto, dei pezzi staccati e cose del genere, quindi comunque capite che il danno c'è stato e tutto. Chiaramente prendiamo la macchina dopo ore lì con i carabinieri, fare la cosa di ritrovamento, una serie di pratiche burocratiche. Primo pomeriggio torniamo a casa, ma non portiamo la macchina manco per il cazzo a casa, l'abbiamo portata lontanissimo in un luogo più sicuro e soprattutto un luogo sorvegliato, e quindi la teniamo lì per un paio di giorni fino a oggi, sì, fino a oggi, perché abbiamo deciso subito di venderla, perché purtroppo nella mia città di Fiat 500 se ne rubano, raga, a non finire, ma penso in realtà in tutta Italia. È una macchina super super rubata, purtroppo, per quanto sia bella, però è una macchina super super rubata. E quindi appena successo questo fatto decidiamo di venderla, anche perché noi vivevamo comunque col fatto che prima o poi questa roba sarebbe successa, perché vedevamo ogni giorno gente che scriveva: ah, mi hanno rubato la macchina, mi hanno rubato la macchina, mi hanno rubato la macchina, ed erano sempre Fiat 500, Panda e comunque macchine del gruppo FCA. Ora non so perché ce l'hanno con questo gruppo, però evidentemente sono veramente facili da rubare. Siamo stati anche noi stupidi un attimino a non armarci magari di block shaft, bullock, antifurto e altri cazzi, però capite bene che non pensavamo che potesse cazzo succedere vicinissimo a casa nostra. Però è successo. Vabbè, è successo. Ah, ma l'importante è comunque che abbiamo ritrovato la macchina. Però abbiamo deciso immediatamente di venderla, perché non potevamo vivere con sto patema d'animo di avere sempre la paura. Magari facevamo riparare la macchina. Ho fatto fare un preventivo in Fiat, mi costava tipo 700 euro per ripararla. Dovevo cambiare tutte le chiavi, il cilindretto, il coso d'accensione, un sacco di cose. Ho detto vabbè, guarda, la vendiamo finché la macchina ha un valore, perché comunque vale ancora parecchio, valeva ancora parecchio, comunque una Fiat 500 recente con pochi chilometri. Ho detto la vendiamo, va via, e almeno ci riusciamo a guadagnare qualcosa e ci li mettiamo da parte, poi magari per comprare in futuro un'auto meno
rubabile, voglio dire, ma ormai si rubano pure tutto, quindi un'auto meno rubabile non c'è, magari un'auto che è presa meno di mira, ecco, e poi in futuro capiamo se acquistare o meno un'altra macchina. Adesso stiamo un attimino capendo, anche perché i tempi non sono perfettamente sani, nel senso, abbiamo deciso di sposarci, ci sono delle spese in corso, mettere poi la spesa di un'altra macchina, spendere soldi per questo, spendere soldi per la riparazione, per fortuna partiva, anche perché poi porco due, lo Stato italiano, cioè ti fottono la macchina, viene ritrovata, ma se viene ritrovata la macchina e non cammina, quindi non parte, devi pagare il carro attrezzi che non te la porta a casa, ma te la porta al deposito più vicino, e in più devi pagare l'affitto del deposito, quindi erano soldi su soldi. Per fortuna sta macchina è riuscita a partire in una maniera incredibile, infilando la chiave in una maniera super strana. Mi sentivo anch'io un ladro, perché non c'era il cilindretto dove infilavi la chiave, quindi abbiamo infilato la chiave, abbiamo fatto dei giri pazzeschi ed è partita alla fine, e quindi per fortuna questi soldi non sono andati via, però sicuramente sono partiti, cioè è partita la macchina, adesso ci ritroviamo senza una macchina, chiaramente, che a Marica faceva comodo comunque per la sua indipendenza per muoversi in questa città. Nel frattempo, durante quindi che abbiamo trovato questa macchina e tutto, io continuavo a gonfiare, finché non arriviamo al sabato, che riscrivo al medico e dico: oh, guarda che io sto esplodendo, secondo me non è un herpes, non mi risponde il medico, top, è sabato, giustamente non si lavora, quindi i tuoi pazienti li puoi fare morire, mi sembra più che corretto, d'altronde non sei un medico, chi se ne frega. E quindi adesso sorge spontanea una domanda, vi starete chiedendo: ma perché Giampi non sei andato in ospedale? Perché purtroppo vivo in una città e in una regione di serie B, quindi se io fossi andato, mi ci gioco raga, mi ci metto le mani sul fuoco, se io fossi andato in ospedale con un problema così lieve, chiamiamolo così, rispetto magari a tutta la gente che stava veramente male al pronto soccorso, mi avrebbero dato il codice bianco e sarei stato lì almeno 15-20 ore senza avere una diagnosi, seduto su una sedia ad aspettare il nulla, piuttosto stavo seduto sul divano a casa e soffrivo sul divano a casa. Fatto sta che la domenica, quindi già siamo arrivati al 23 aprile, la domenica decido di iniziare autonomamente un antibiotico, perché ragazzi, se c'è pus, c'è infezione, l'infezione come si toglie? Con l'antibiotico. Cioè, cazzo, due cose sono nella mia vita. Quindi decido di iniziare un antibiotico, e nel frattempo, mentre faccio un antibiotico, ogni volta iniziava a schiacciare tutta la mia faccia, tipo da qui, cioè schiacciavo da qui fino a qui, perché si era aperta tipo una piccola fessura, è iniziato a uscire, raga, un sacco di pus, ma un sacco di pus è una roba incredibile. Quindi ho iniziato a fare questa operazione ogni giorno, quindi antibiotico, schiacciare, pus via, poi basta, poi di nuovo schiacciare, poi altro antibiotico e così via, finché adesso sono praticamente quasi, mi auguro, guarito. Ancora mi brucio un po' qui, c'ero un po' indolenzito perché l'ho schiacciato, era gonfissimo, è gonfiato la pelle, una serie di cose, quindi ancora sono un po' indolenzito. Ecco quello che è successo, ragazzi, sono successe una serie di spiacevoli eventi che ci hanno portato a questo. Poi abbiamo scoperto anche altre cose della macchina che non sapevamo, che praticamente il libretto era stato falsificato quando ce l'ha venduta il precedente proprietario, una serie di cose che però abbiamo per fortuna risolto, quindi niente, nulla di positivo, sempre notizie brutte su notizie brutte. E quindi questo, ci sono altre cose che potrei raccontarvi, altri piccoli cavigli, altri piccoli dettagli e tutto, ma mi fermo qui, e quindi diciamo che sono stato così male, secondo me, per questo fatto che mi ha scosso e ci ha scosso parecchio, e poi comunque per tante altre motivazioni anche a carattere molto personale che non sto qui chiaramente a raccontarvi. Quindi morale della favola, questo è quello che ho avuto, questo è quello che è successo, proprio il fatto che ha scaturito questo, che ha fatto iniziare una settimana ed un periodo nerissimo, perché raga, qualsiasi cosa io faccio va male in questo istante, cioè buono che io prendo, cazzo ne so, il telefono, appena lo prendo mi cade per terra praticamente, visto il periodo. Tra l'altro pure oggi prendo una buca, cioè per farvi capire una serie di sfighe, no? Che poi il periodo quando è nero, cioè quando sei giù e hai un periodo nero, poi vedi tutto il resto ulteriormente nero, cioè quindi è buono che c'è una cosa positiva, per te è negativa. Fatto sta che oggi ero sullo scooter con Marica, prendo una buca enorme, ragazzi, ci facciamo un male boia alla schiena, lo scooter, ho detto, si è distrutto. Per fortuna non è successo niente, cioè semplicemente il motore dello scooter è caduto all'interno di questo fosso enorme, una buca stradale gigantesca, e noi abbiamo preso una bella botta alla schiena. Per fortuna non si è rotto niente, però il botto c'è stato, ci siamo fermati un attimino, impauriti pure per capire che cazzo fosse successo, e che poi dico, cazzo,
Cioè, perché siamo così in Sicilia, a Palermo, in questo modo? Cioè, io pago le tasse, pago un sacco di tasse all'anno, ma veramente tante tasse durante il corso di un anno. Pago le tasse per farmi rubare la macchina, per non andare in ospedale, perché so che comunque non funzionano, fanno schifo, e quindi tanto vale starsene a casa e curarsi in autonomia. Dico, adesso la mia è una cazzata, però se avessi avuto una cosa più grave, comunque. Strade che fanno schifo, che con lo scooter ci puoi rimanere secco praticamente ogni 100 metri. Quindi mi incazzo e dico, porco due, devo cambiare città. Dico, devo cambiare stato, non la città, proprio stato, devo andarmene via. Pago le stesse tasse magari di un... prendo un milanese, un esempio X, ok? Potrebbe essere un romano, un milanese, un trentino, quello che sia. Paghiamo le stesse tasse, se non io forse ne pago di molte di più. Zero, per avere servizi pari allo zero. Questa cosa mi fa incazzare, mi fa innervosire più di tutte. Ed ecco il motivo per cui sto seriamente, ma seriamente, valutando di cambiare città. Stiamo, sia io che Marika, chiaramente, parlo anche per lei, valutando di cambiare città o addirittura stato, perché non se ne può più, ragazzi. Cioè, sono veramente arrivato al limite. Ho paura, cioè, sono arrivato a un punto, quando stavo male ed ero tutto gonfio, siamo stati tipo per 3 giorni a casa, e quando sono uscito avevo l'ansia a parcheggiare lo scooter, a parcheggiare la mia macchina, perché avevo l'ansia che se lo potessero prendere, tipo, in una maniera super facile. Avevo l'ansia proprio ad uscire, perché avevo paura che qualcuno mi potesse fare, non lo so, del male. Non lo so, me la sono vissuta abbastanza male. E ancora ad oggi, devo essere sincero, che quando esco un po' di ansia ce l'ho a lasciare magari casa mia da sola, nonostante abbia telecamera, allarme, tutto quello che sia. Però, cioè, capite che adesso questa roba me la vivo un po' male. Magari sbaglio e sto esagerando, però, porco due, ragazzi, cioè, non si può vivere così, veramente. Non so voi quali benefici possiate trarre da questo video. Sicuramente che se avete una Fiat 500 in questa città, raga, vendetela, perché sicuramente è sempre sotto tiro. Se non potete fare a meno di venderla, raga, mettete il bullock, il block shaft, mettetegli un allarme, riempitela di AirTag, mettetegli 97 GPS nascosti in ogni buco di culo della macchina. Questo è quello che ho imparato, sicuramente. Questo è quello che posso consigliarvi per il fulcro della situazione. E niente, comunque sono guarito, adesso si ricomincia sicuramente. Sono ancora un po' qua a maccadere. Faccio schifo ancora. Prossima settimana torno nei video con regolarità, mi auguro. Tra l'altro mi sono arrivato un sacco di cose questa settimana da provare anche insieme a Murri. Mi è arrivata una roba che si beve, super costosa, che devo provare insieme a lui. Non vedo l'ora di farci il video. E quindi dalla prossima settimana sicuramente torneranno i video, spero in maniera regolare. Ma visto il periodo che sto attraversando, secondo me adesso stacco il video, ragazzi, ed esplode il mondo.